Bello a tutti ragazzi, qui è Marciac e bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video con tre auto spettacolari che usciranno di martedì per bensì ogni settimana, ogni due settimane, cioè bene da vedere, ma non credo che usciranno ogni settimana anche perché sono soltanto tre. Iniziamo con la Hishak Roadster, appunto. Il prezzo l'avete visto, è di 430 dollari e è un'auto davvero bella esteticamente. Secondo me è più bella questa qui di estetica che le altre due. Come potete vedere in prima persona c'è il contachilometri digitale, è davvero assurdo, davvero molto bello. Come potete vedere ci sono tante modifiche anche in quest'auto e viene fuori qualcosa di carino, tra cui anche la cappottina speciale, nel senso c'è la rete sopra la testa in modo che ti ribalti, non ti schiacci la testa. E come potete vedere ci sono tantissime modifiche sia ai paraurti che alettoni, tutto il resto. Ora vedete un attimino bene il gameplay. E appunto potete poi giudicare voi se comprarla o meno un'auto del genere. A parere mio, se avete dei soldi potete benissimo comprarla, tanto un'auto in più non fa male. Come potete vedere c'è la protezione in testa, è davvero cosa è assurdo. Un alettone fantastico, pare uno squalo, però è davvero molto bella come auto. E come vedete la sua uscita è davvero strepitosa. È anche abbastanza veloce, sia non modificata che modificata, è davvero qualcosa di spettacolare. E come potete vedere anche da qui, da esteticamente, è fatta davvero molto molto bene. E è la signora auto, possiamo vedere che è davvero bellissima. Qui un altro giro test in prima persona con l'auto modificata, come potete vedere è abbastanza veloce. E c'è un'accelerazione anche abbastanza elevata per essere un'auto del genere, quindi ci può star tutto. E come seconda auto abbiamo un'auto dell'epoca vecchia, ovvero 915.000 dollari per la Pagani Infernus Classic, che appunto è un remake delle auto dei vecchi GTA e come potete vedere è davvero fatta bene. Qui c'è questi due fari che si alzano, proprio bruttissimi sono, cioè fanno brutto nel senso che sono bellissimi. È qualcosa di davvero strepitoso. Anche quest'auto è velocissima, anche non modificata, ed è abbastanza comoda. Come potete vedere qui, adesso entriamo nel garage del Santo Custom e appunto possiamo vedere varie modifiche della Pagani Infernus Classic, che appunto fa parte della categoria sportive classiche. Come potete vedere anche qui abbiamo tantissimo, abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta delle modifiche da portare a quest'auto, tra targhe, paraurti, minigonne. C'è anche il coprimotore dietro che appunto è davvero molto molto figo perché si può personalizzare in diversi modi. E anche per quanto riguarda i colori, vabbè, i colori sono sempre quelli e viene fuori una signora auto come ai vecchi tempi, proprio old school. Anche qui la sua strepitosa uscita, fari che vabbè si alzano e si abbassano quando li accendete, come una vera e propria Infernus del vecchio stile. Come potete vedere qui c'è vabbè lo stemma, è fatto davvero bene anche esteticamente visto da fuori, e di default senza modifiche tira abbastanza, ma anche con le modifiche, come potete vedere all'interno, sono fatti davvero bene. E come potete vedere anche con le modifiche tira abbastanza veloce. Diciamo che qui vabbè anche prove di frenate e tutto, è davvero bella come auto. Io vi consiglio di comprarla se appunto quando uscirà. Come terza auto abbiamo la Grotti Turismo. Anche questa qui costa abbastanza, 705.000 dollari. È un'auto come dentro è fighissima, dentro tutto rosso, Grotti, due posti. Sono tutte e tre due posti come avete notato. Ed è qualcosa di davvero fantastico. Anche qui, anche questa auto è veloce, sia normale che modificata. Quindi anche questa qui vi consiglio di comprare. Ragazzi, se avete i soldi li comprate tutti, ovviamente. Come non può non mancare una di queste tre auto alla vostra collezione, davvero fantastiche sono. E anche qui prova in prima persona, specchietti alti come potete vedere, fatti bene. E si va, guardate come toccazze veloce non modificato.
è davvero qualcosa di spettacolare. Eccoci qui dentro allo Santo Custom per ulteriori modifiche anche a quest'auto. Come potete vedere, anche qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Qui c'è anche il colore lì del motore. Mamma mia, è davvero qualcosa di figata. Qui abbiamo anche qui cofani, specchietti, strisce e mezzo. Davvero viene qualcosa di bello. Anche questa qui si alzano i fari, però soltanto a metà, purtroppo. Cioè, nel senso, non so, sono fatti un paracazzo di cane. E fosse stato come la Infernus, era qualcosa di carino. Ma purtroppo non è così. Anche questa grandissima uscita dallo Santo Casto, proprio cattivissima come auto. E come potete vedere qui in prima persona è davvero fatta bene e viaggia un tot, proprio viaggia tantissimo, voi non potete capire. Adesso c'è la prova in autostrada, come potete vedere è abbastanza veloce, c'è una tenuta fantastica e anche quest'auto si aggiudica un valore proprio tutto suo, quindi il prezzo ci sta tutto. Ragazzi, se avete i soldi, mi raccomando, comprate queste nuove auto. Io vi invito a lasciare un like per questo video e vi invito a condividere questo video su tutti i social e mi raccomando, ragazzi, entrate nel gruppo e nel canale di Telegram, ovvero ho fatto un gruppo per tutti quanti dove potete scrivere, e il canale dove non potete scrivere arriveranno news per nuovi video. E mi raccomando, quando uscirà questa auto non fatele mancare alla vostra collezione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.